Noi stiamo attraversando la zona pedonale di Via Scarlatti. È una zona pedonale di non grande estensione, ma sufficiente per rappresentare in quest'area della città un'opportunità per i cittadini di camminare senza le difficoltà del traffico, di fare gli acquisti, perché questa è una zona commerciale, di fare gli acquisti in tutta tranquillità. Ovviamente bisogna fare degli interventi, perché come possiamo vedere, abbiamo delle attività che sono in contrasto con l'attività libera dei cittadini perché si scaricano le merci a tutte le ore, si frequenta con le macchine per necessità le più disparate e questo ovviamente è un discorso che noi non possiamo accettare perché altrimenti rischiamo di annullare gli effetti benefici di questa zona pedonale che è molto gradita dai cittadini del Vomero e che noi riteniamo sia necessario ampliare e garantire. Una curiosità col più anziano, così glielo chiediamo. Prego, agli Come ordini, mai ditemi. siete, nessun ordine, come mai siete così numerosi insieme? State facendo No, istruzione, credo. siamo portati sul posto di servizio, che concentramento è qua, Vampitella, metto la firma. Cioè, quindi voi vi vedete là per Qua, e fare là la adesso concentrazione? vanno sul posto, Luca Si Giordano, due divide. sono Luca Giordani, due Luca Giordano al primo tratto e secondo tratto. Quindi questo Più per di due non possono garantire, stare insieme, vabbè, due più di più due, più due, l'anziano. più l'anziano li guida, l'anziano titolato di grado, Assistente capo. assistente capo. E la cosa che noi appunto ci chiedevamo prima, che questa zona pedonale deve essere garantita e mantenuta, perché altrimenti Come sta si adesso, rischia, come no? sta adesso, con possibilità io credo di dover anche pensare che gli scarichi li devono fare un po' prima, Dalle 7 alle 10, dalle 7 alle 10. il segno deve uscire fuori. Bravo, perfetto. Tranne gli invadi, Vabbè, quello quello può decide. essere. Va bene, Bene, grazie. allora Arrivederci. arrivederci.